Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti a questo incontro. Presentiamo il rapporto Sussidiarietà e Finanza Sostenibile a cura della Fondazione per la Sussidiarietà. Dunque, come brevissima introduzione, prima di entrare proprio nella vera presentazione del rapporto, innanzitutto che cosa intendiamo quando parliamo di finanza sostenibile? Non diamo nulla per scontato. Non esiste un'unica definizione, poi come è stato scritto proprio nel rapporto da Brugnoli, ma per chiarire quello che è un po' il perimetro, cercare di condividere un po' quindi il vocabolario questa sera, partiamo da finanza sostenibile, quella che ha come obiettivo la creazione di valore a lungo termine, quindi non soltanto creare plusvalore economico, ma creare un valore a lungo termine seguendo quelli che sono un po' gli obiettivi dell'agenda ONU 2030. Molti la ricorderanno, è un'agenda del 2015, quindi ha già 5 anni. Mi scuso, spero si sia sentito qualcosa fino adesso. L'agenda ONU 2030 dunque è un'agenda molto ambiziosa, condivisa appunto dalle Nazioni Unite, 169 obiettivi che vanno dalla più generale lotta alla povertà, eliminazione della fame, contrasto naturalmente al cambiamento climatico, e solo per citarne alcuni dei più ambiziosi, poi istruzione di qualità per tutti, energia pulita, riduzione delle disuguaglianze. Potremmo dire che è un insieme di obiettivi, di target che se venissero raggiunti potremmo dire è cambiato il mondo. Tutto questo avveniva nel 2015. Sono passati degli anni, ci sono state tante esperienze, poi ne parleremo proprio durante la presentazione questa sera, ma tutto questo era il mondo pre-Covid, potremmo dire. Poi è successo quello che tutti sappiamo, ma che nessuno poteva prevedere ovviamente e nessuno si aspettava, e non lo ricordiamo perché purtroppo siamo ancora immersi in tutto questo, quindi è assolutamente ridondante e inutile. Però quello che è successo, oltre all'emergenza sanitaria, Italia in prima fila, è che in ogni aspetto, in ogni settore, in ogni nicchia, potremmo quasi dire in ogni scheggia della nostra economia, sia dell'economia italiana ma anche proprio del sistema economico globale in cui siamo immersi, si è come allungata un'ombra molto scura al momento, che è quella di una nuova grande crisi. E questa grande crisi, tutti i soggetti finora, soggetti nazionali, internazionali, governativi, non governativi, la definiscono come una crisi inedita, peggiore delle peggiori. Il confronto continuo è quello con la crisi del 2008, non sappiamo ancora la portata dell'attuale, però per una crisi inedita ci vogliono degli strumenti per far fronte ad una crisi inedita, ci vogliono degli strumenti inediti. Quindi finanza sostenibile quanto mai necessaria, quanto mai da approfondire. Infatti potremmo dire che se prima di tutto questo, se prima del Covid, se prima della grande crisi, tutto questo era importante e necessario, a questo punto diventa improrogabile. E su questo punto, a parte qualche triste eccezione molto nota e anche molto importante, soggetti pubblici e soggetti privati sembrerebbero veramente al momento tutti d'accordo. Poi vedremo, si passerà, speriamo, dalle parole ai fatti, si passerà a qualcosa di concreto, però c'è l'intenzione. Dunque, ammesso ottimisticamente, volendo fare proprio un atto di fede ottimistica, che non ci sia un ritorno, comunque, ipotizzando, come si diceva l'altro giorno, come diceva anche la Banca Centrale Europea, eccetera, che la crisi verrà prima o poi lasciata alle spalle, come ricominciare? Non è questo il caso di ricominciare da dove ci si è fermati. Non si può semplicemente cliccare con il riavvio, bisogna cambiare, bisogna trasformare le cose. E in questo rapporto ci sono tantissimi spunti e tantissime chiavi proprio per cominciare a trasformare alcune cose. Allora io lascio la parola subito a uno dei tre curatori del rapporto, Alberto Brugnoli, professore di economia applicata all'Università di Bergamo. Lo introduco semplicemente così.
Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il sistema finanziario sarebbe attraversato da una sorta di rivoluzione silenziosa, una rivoluzione che sta consentendo di orientare sempre più la finanza verso lo sviluppo sostenibile. Naturalmente è una transizione ancora in corso, il rapporto ha l'obiettivo di fotografare, o meglio dovremmo dire di filmare, perché è tutto in corso e tutto in movimento, quello che sta succedendo, quello che sta emergendo. La parola va a Brugnoli, che è qui davanti, voi lo vedrete soltanto in video, e gli lascio la parola. Bene, grazie dottoressa Coricelli, mi permette innanzitutto, insieme al professor Vitadini e al presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, di ringraziare il presidente Posti per aver acconsentito e averci dato modo di presentare il rapporto in questa prestigiosa sede. Grazie presidente, veramente. E di ringraziare anche tutti i relatori per la disponibilità a intervenire. Allora, innanzitutto desidero sottolineare questo aspetto, che il rapporto è diventato, strada facendo, l'occasione per integrare una serie di player rilevanti del sistema finanziario italiano ed europeo, bancari e non bancari, con profili accademici e professionali. E ha in questo modo costituito di fatto un hub di conoscenza estremamente rilevante in questo momento per una ripresa sostenibile. Allo stesso tempo ha offerto anche e sta offrendo a un pubblico di non addetti ai lavori le chiavi di comprensione e di azione per un cammino verso lo sviluppo sostenibile e il bene comune. Desidero poi ringraziare sinceramente anche i 27 autori che hanno partecipato alla redazione del rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, tra professori accademici, professionisti e inoltre le 12 personalità del panorama sociale, politico ed economico italiano, non solo italiano, anche di organizzazioni internazionali, quali per esempio il Fondo Monetario Internazionale, che si sono resi disponibili a commentare il rapporto stesso. Alcuni di loro interverranno più avanti nel corso di questo evento. Il rapporto è strutturato in tre parti, alle quali si aggiungono introduzione, conclusione e commenti. Nella prima parte si inquadra il tema della finanza per lo sviluppo sostenibile in Europa. Nella seconda parte si guarda ai principali attori della finanza sostenibile in Italia. Nella terza parte si approfondiscono sei casi paradigmatici di impact investing che riteniamo essere, lo dico subito, lo anticipo, il più efficace approccio per la selezione degli investimenti sostenibili. I commenti, come ho anticipato, di personalità del panorama culturale, sociale, politico ed economico italiano chiudono il volume. Chiedo quindi ora per favore di avviare la videografica di presentazione del rapporto. Grazie. Il rapporto sussidiarietà e finanza sostenibile vede la luce nel contesto di una crisi senza precedenti nel passato recente, che mette a dura prova la tenuta dell'economia e della società a livello globale. L'Europa ha risposto all'emergenza in diversi modi. La BCE rende disponibili 3.000 miliardi di euro. La UE facilita l'uso dei fondi strutturali, attiva la clausola di salvaguardia del patto di stabilità, decide aiuti ai paesi più colpiti. SURE, di sostegno all'occupazione, 100 miliardi di euro, linea di credito del MES, 240 miliardi di euro, e BEI, 200 miliardi di euro di garanzie per piccole e medie imprese, fino a un totale di 540 miliardi di euro. Il governo nazionale ha deliberato moratorie sui finanziamenti in essere, nuove garanzie pubbliche sul credito alle imprese e misure per il loro rafforzamento patrimoniale. L'Unione Europea ha delineato anche un percorso verso il futuro con la comunicazione Next Generation EU. Al centro, la transizione verde, digitale e resiliente, ottenibile con investimenti sostenibili, pubblici e privati. Il rapporto di quest'anno esamina come i circoli virtuosi tra cultura sussidiaria, tensione al bene comune e necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile possano portare, con un sistema finanziario adeguato,
a una ripresa e a una crescita equilibrata. Se i rapporti degli anni scorsi si sono occupati dei giovani del Sud Italia e delle piccole e medie imprese italiane per lo sviluppo sostenibile, quello attuale allarga lo sguardo al sistema finanziario nel contesto italiano ed europeo. L'orizzonte di riferimento è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il rapporto è suddiviso in tre parti. Le prime due esaminano la finanza per lo sviluppo sostenibile in Europa e in Italia. La terza parte introduce alcuni casi esemplari che meritano attenzione. Le conclusioni, a partire dai contributi offerti dai differenti autori, propongono un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario. Infine, nella sezione dedicata ai commenti, vengono riportate originali riflessioni suscitate dalla lettura del rapporto di personalità del panorama italiano e internazionale. I contributi della prima parte approfondiscono le nuove misure internazionali che aprono alla finanza sostenibile, il sistema bancario europeo, l'inclusione dei rischi climatici nel sistema finanziario, il ruolo assunto da BEI e banche di sviluppo nazionali come CDP, la novità dell'impact investing a livello mondiale. Nella seconda parte si analizza il contributo alla finanza sostenibile che possono offrire in Italia le banche, di piccole e grandi dimensioni, e altri attori come gli enti di microcredito, i confidi, gli investitori istituzionali, gli enti previdenziali, fintech e le fondazioni bancarie. La terza parte illustra alcuni casi esemplari di impact investing, come quello di Intesa San Paolo, Arpinge, Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Cefea Impact SGR. A livello mondiale si segnalano i casi rilevanti di Forest Resilience Bond e Tropical Forest Finance Facility, finanziamenti green del nord e del sud del mondo. Quello dell'impact investing è un mercato globale da più di 500 miliardi di dollari, stimato in crescita del 13% nel 2019. Dal 2006 a oggi il totale dei capitali impiegati in questo modo in Italia è di circa 8 miliardi di euro, con una previsione di crescita del 19% nel 2020. I fattori che abilitano lo sviluppo di un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario sono legati all'identificazione dei fabbisogni, allo sviluppo della progettualità, alla semplificazione amministrativa e al rafforzamento delle competenze e delle capacità del sistema territoriale. Il sistema finanziario italiano è caratterizzato da un ampio grado di pluralismo e biodiversità di attori bancari e non bancari che contribuiscono tutti al perseguimento del bene comune. La biodiversità rappresenta una caratteristica chiave per la stabilità, la resilienza e la capillarità del sistema finanziario e per l'approdo a una finanza sostenibile. Gli elementi chiave e l'architettura di un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario vedono in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti, aggregatore di risorse europee di risparmio privato grazie all'attivazione di garanzie pubbliche. In secondo luogo le risorse mobilitate da CDP, grazie alla biodiversità del sistema finanziario italiano, trovano nei diversi attori, bancari e non, gli intermediari finanziari per arrivare in modo capillare sul territorio. Infine, le fondazioni bancarie in primis, sviluppando una cooperazione rafforzata con CDP, attivano le loro capacità di incubare progetti di sviluppo territoriale e la loro padronanza degli strumenti di impact investing per creare leve per lo sviluppo sostenibile dei territori. I tempi straordinari che abbiamo vissuto in questi mesi hanno cambiato improvvisamente e profondamente il modo di vivere e lavorare insieme. E, a livello europeo, si è finalmente affermata la linea della necessità di un'azione comune che sta proponendo mezzi finanziari senza precedenti nella storia dell'Unione per riparare i danni dell'epidemia e preparare il futuro per la prossima generazione.
La finanza sostenibile, quindi, diventa il perno su cui costruire il nuovo modello di sviluppo europeo. Bene, riprendo e nei 5-6 minuti che mi sono ancora concessi provo a approfondire alcune questioni che già abbiamo incontrate nella presentazione e sono quelle che noi riteniamo cruciali per il futuro del Paese e che poi vengono esplicitate in modo approfondito nelle conclusioni del rapporto, raccogliendo tutti i contributi che i vari autori hanno offerto nei loro capitoli. Quindi, innanzitutto, in tema di finanza e di finanza al servizio di uno sviluppo sostenibile, quale può essere in questo momento il punto di riferimento a cui guardare? Ecco, a noi sembra, e il rapporto ci pare lo dimostri chiaramente, che la serie di esperienze già in atto che presenta il rapporto di come la finanza by design, oseremmo dire quasi per natura, in alcuni casi fin dal concepimento delle istituzioni stesse lavori per la sostenibilità, sia il punto di riferimento da guardare in questo momento. Tali esperienze mostrano in modo paradigmatico ciò che può essere il punto a cui guardare da parte del sistema tutto, soprattutto in questa fase di reinizio, di ripresa, in un orizzonte di medio e di lungo termine. Qual è l'opportunità principale per una ripresa reale oggi? Vi sono significative risorse che verranno messe a disposizione, vi sono risorse mai viste. Oltre a quelle che già sono state citate nel video e sono già definite, ve ne sono ulteriori che servono per la ripresa a medio-lungo termine. Innanzitutto il bilancio pluriennale dell'Unione Europea per il 21-27, che vale 1.100 miliardi di euro, Next Generation EU, che vale 750 miliardi di euro, da Next Generation EU all'Italia potrebbero arrivare circa 170 miliardi di euro, risorse che devono essere investite tutte per un'Europa verde, digitale e resiliente. Bene, se questa quindi è la grande opportunità, forse la principale opportunità per una ripresa reale, come riuscire a utilizzare bene le risorse che verranno destinate all'Italia? Sono varie le capacità che servono e sono rappresentate in questa slide e le abbiamo viste velocemente nel video. Ma a noi pare che soprattutto ne servano due. La prima è la capacità progettuale. La seconda è la capacità di finanziare su obiettivi di sviluppo sostenibile, cioè in estrema sintesi la capacità di realizzare impact investing. Ulteriore passaggio, come usare al meglio un asset che abbiamo in Italia e che caratterizza la struttura del nostro sistema finanziario? In altre parole, la ricchezza di biodiversità del sistema finanziario italiano in questo momento può diventare un asset cruciale per la ripresa? Il professore Rzegovesi, secondo curatore del rapporto che seguirà questo mio intervento, svilupperà nella sua presentazione come questo sistema finanziario sia costituito da attori con mission focalizzata, vecchi e nuovi, capaci di rispondere a sfide eccezionali e diversificate.
Ecco, questa molteplicità di soggetti, in una prospettiva sussidiaria, in qualche modo sono il chi, il possibile soggetto di un'azione per un cammino verso lo sviluppo sostenibile e verso il bene comune. Infine, quali sono gli elementi chiave e l'architettura del modello di finanza sostenibile e sussidiario che noi proponiamo? Allora, in primo luogo, a livello europeo, gli strumenti finanziari dell'Unione Europea che, tramite la garanzia di bilancio, sostengono i progetti di investimento di attori finanziari di livello europeo, quali la Banca Europea per gli investimenti o, di livello nazionale, quali la Cassa Depositi e Prestiti. In secondo luogo, secondo elemento fondamentale, a livello nazionale, la Cassa Depositi e Prestiti come interlocutore privilegiato per l'attuazione dei programmi InvestEU. Questo perché CDP ha la capacità di partecipare con risorse proprie, di attirare gli investitori privati, di fornire un'adeguata copertura geografica e settoriale e di contribuire con nuove soluzioni. Quindi, in questo orizzonte, CDP può rappresentare l'architrave centrale di un sistema finanziario nazionale basato su un approccio sussidiario, capace da un lato di convogliare le risorse dell'Unione Europea e del risparmio privato sul territorio, riversandoli nei vari comparti dell'economia, nel sistema degli attori del welfare sociale e delle amministrazioni pubbliche locali. Dall'altro, in questo modo, divenire, come anche ha detto in una recente intervista il Presidente Vittadini, la cassa che moltiplica i talenti. In terzo luogo, terzo elemento dell'architettura del modello proposto, CDP, attivando come intermediari finanziari i diversi attori, tutti i diversi attori di questa biodiversità che caratterizza il nostro sistema, può sviluppare una cooperazione rafforzata con vari soggetti, anche con tutti essi, ma sicuramente in primis le fondazioni bancarie, che sono già soci strategici nel capitale di CDP stessa, avvalendosi in questo modo della loro capacità operativa di porsi come generatori e incubatori di progetti, della loro conoscenza dei territori e dei fabbisogni, della loro padronanza negli strumenti di impact investing. In particolare, Cassa Depositi e Prestiti, in partenariato con le fondazioni bancarie e gli altri attori che potranno e sapranno collaborare, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel sopperire alla cronica carenza del nostro Paese di trasformare le idee in progetti concreti, serve capacità di progettazione, e quindi potrebbe sopperire alla incapacità di spendere le risorse disponibili che a volte ci ha caratterizzato. Grazie per l'attenzione. Bene, adesso passiamo invece la parola al secondo dei tre curatori del rapporto, il professore di economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale di Trento, dell'Università di Trento, Luca Erzegovesi, a cui chiediamo magari di concentrarsi proprio su la biodiversità a cui è stata accennata del sistema finanziario. Che cosa può fare la regolazione bancaria per la sfida della finanza sostenibile? Professore. Grazie dottoressa Coricelli per questo spunto che mi dà e sono molto onorato di prendere la parola alla presentazione di questo rapporto al quale ho contribuito. E il tema della biodiversità effettivamente ha un peso centrale all'interno dell'analisi che è stata svolta. La finanza sostenibile è un fenomeno con molte facce, con fisionomie particolari, e la biodiversità non è altro che una diversità vitale del sistema finanziario che si alimenta da questa compresenza e spesso anche dalla collaborazione tra una componente che potremmo chiamare di alta finanza, di finanza internazionale, e una costellazione di iniziative dalla fisionomia varia, delle quali adesso vorrei però cogliere alcuni tratti comuni, incrociarli con un'analisi di quattro diverse concezioni di finanza sostenibile che corrispondono ad altrettante traduzioni pratiche e alla fine qualche considerazione per capire come nello scenario eccezionale che ci stiamo trovando davanti e che è stato già anche richiamato
nei suoi caratteri sia di emergenza sia anche di imponenza della risposta con la quale lo stanno affrontando i governi e le istituzioni, ecco, cosa fare per far crescere la biodiversità del sistema finanziario. La finanza sostenibile ha i tratti che sono già stati richiamati, quindi abbiamo un insieme di iniziative con delle missioni molto specifiche, la lotta all'usura, lo sviluppo delle infrastrutture, altri fini di utilità sociali, e hanno spesso un legame con dei territori, delle comunità, dei settori altrettanto particolari. Sono ispirati da fini di utilità generale, quindi creano un valore che va oltre il profitto di impresa quando questa attività viene svolta in forma di impresa, però le iniziative particolari concorrono armonicamente a un disegno comune di prosperità, coesione, giustizia sociale per costruire un'economia e una società migliori. Ecco, in che cosa si materializzano queste esperienze di attività di impresa, di intermediazione finanziaria, che danno vita a una finanza sostenibile e responsabile? Io individuo quattro concezioni. Nella prima si pone al centro proprio la concezione del valore creato dalle imprese, e la finanza sostenibile ha il suo ruolo specifico nel allargare, come dire, allargare la ragione, no, allargare il set di informazioni sulla base delle quali noi valutiamo la convenienza, la performance di un investimento. Quindi al centro di questa visione sta la dialettica tra investitori, società e particolari soggetti costituiti nella forma di imprese sociali, che nel loro modello operativo, modello di business, hanno appunto la capacità di liberare una capacità di risposta ai bisogni che però riesce a coesistere con la produzione di un ritorno finanziario. I principi possono poi informare, veniamo alla seconda visione, un codice etico che viene assunto proprio statutariamente da intermediari come le banche etiche, le società di gestione del risparmio etiche, che ne informano quindi il comportamento. Però la concezione che forse ha radici storiche più antiche e più profonde, quella che vede le opere di finanza sostenibile come delle iniziative prese dal basso per rispondere a bisogni insoddisfatti dal mercato o dall'azione pubblica. Quindi al centro di questo abbiamo dei corpi intermedi delle comunità, che possono essere quartieri, municipalità in cui si vivono situazioni di esclusione finanziaria, piuttosto che gruppi di piccole imprese che sono razionate nell'accesso al credito e così via. E in questa azione collettiva, principio base è direttamente o indirettamente un principio di mutualità, e oppure la mobilitazione di risorse proprie, come risparmio locale, lavoro prestato volontariamente. Quindi tutto il mondo del credito cooperativo e anche l'esperienza delle casse di risparmio, ovviamente con genesi e dinamiche di affermazione assai diverse, però possono essere collocate all'interno di questa casella. Abbiamo poi la quarta visione, che vede l'attore di finanza sostenibile nascere come uno strumento di politica industriale, quindi banche finanziarie, società di investimento pubblico, quelli che una volta erano i nostri, ad esempio, istituti di credito speciale, che va a completare l'assetto del mercato del sistema finanziario con un ruolo in passato sostitutivo, oggi sempre più di catalizzatore, di fattore leva in iniziative in compartecipazione con la finanza privata. A monte di tutto questo, ovviamente, per assicurare una sostenibilità finanziaria, delle dotazioni di fondi che spesso vengono attinte da soggetti pubblici e privati, e quindi un'attività di erogazione che rappresenta una delle condizioni per raccogliere risorse per progetti di finanza sostenibile. Ecco, oggi questa costellazione così ricca, così varia di attori, che ruolo svolge in una situazione in cui stiamo affrontando un dramma e, come nel teatro antico, alla fine pare che l'unica soluzione, finché il dramma non si conclude in tragedia, che intervengano dei deus ex machina, che sono i governi. Qui vediamo dall'ultimo rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali qual è l'entità degli interventi sul bilancio pubblico, finanziamenti cash, la prestazione di garanzia. Vediamo l'Italia in testa, 35% del PIL, a supporto dell'attività di finanziamento dell'economia, e le banche centrali,
il bilancio delle banche centrali negli Stati Uniti e nell'Eurozona è cresciuto del 13,5%, da noi, più con queste operazioni, le TRO che vanno a finanziare un sistema finanziario più centrato sulle banche, mentre invece è rosso il sostegno ai mercati finanziari, in particolare il sostegno ai titoli di Stato. Ecco, in questo scenario, quindi, lo Stato a questo punto assolve tutte le funzioni necessarie? No, il direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea dice no, le banche centrali stanno agendo prontamente senza indugio, ma si sa che si stanno accumulando degli squilibri che domani richiederanno delle azioni correttive. Quindi c'è un flusso, ma ci sarà un riflusso, e quando parliamo di azioni correttive parliamo sempre di cose che non è facile prevedere e che non sempre hanno un impatto piacevole. Il rischio è che con un insieme di azioni pubbliche che vogliono avere un'area di impatto più ampia possibile, siano soltanto gli operatori maggiori, che gli attori sussidiari quindi siano ridotti a comprimari o spettatori, ma questo non deve accadere, perché c'è anche un problema di discernimento nell'utilizzo di questa massa imponente di risorse pubbliche. Ecco, noi in un mix di interventi di risposta alla crisi da emergenza pandemica giochiamo le specificità del caso italiano. Anche da noi abbiamo dei gruppi bancari che sono gruppi di dimensione nazionale, ma ereditano la tradizione delle banche pubbliche e cooperative. Qui vediamo dalla nostra ricerca un'analisi specifica fatta sulla comunicazione societaria di questi gruppi, che mostra come stia cambiando anche l'importanza dei profili, per cui da un'accentuazione della performance, dell'attenzione al lavoro dipendente, si stia passando ad un peso crescente, con un'enfasi maggiore da parte degli stakeholder, ad aspetti come l'impatto sociale e l'ambiente. Quindi li troviamo al servizio anche di un disegno come quello che è stato prospettato nel rapporto, in sinergia ovviamente con gli intermediari finanziari pubblici, in alleanza strategica con le fondazioni, ma rimane uno spazio da riempire per una popolazione vasta e diversificata di attori con una mission più focalizzata per rispondere a delle sfide e per coprire l'ultimo miglio, perché abbiamo delle risorse ingenti, ma molto spesso non è facile andare a individuare chi effettivamente è meritevole, sia in senso di bisogno, sia poi anche in senso di sostenibilità dei progetti che viene a presentare. Quindi, in questo campo, abbiamo tutta questa rete di intermediari che nascono dal basso, che possono svolgere un ruolo fondamentale. Ecco, quindi vi ringrazio innanzitutto la Fondazione per la Sussidiarietà, che mi ha dato l'occasione di partecipare a questo progetto così interessante, e anche voi che avete avuto la pazienza di ascoltare queste mie brevi riflessioni. Grazie. Allora, è stato invocato quasi come Deus ex machina l'intervento pubblico nell'intervento precedente. Allora andiamo in collegamento con Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia, a cui chiediamo subito: abbiamo già sentito il grande volume, la disponibilità di questi fondi europei, poi vedremo quali saranno prestiti, quali a fondo perduto, questa è estrema attualità, ma soprattutto chiediamo quali meccanismi sono allo studio del governo per utilizzare queste risorse nel modo migliore possibile. Sottosegretario. Buonasera, buonasera a tutti, grazie innanzitutto dell'invito che ho accolto molto, molto volentieri, per questa importante riflessione che ci aiuta ad affrontare questa crisi drammatica. La prima considerazione è proprio questa: come diceva anche lei nell'intervento iniziale, questa crisi deve diventare anche un'occasione di capacità di salto di qualità complessivo del paese, dell'industria, dell'amministrazione pubblica, dell'insieme degli operatori economici, e questo salto di qualità è assolutamente necessario, è scritto nella drammaticità della crisi, ma è bene ricordarsi che noi qualche anno fa, non molto tempo fa, abbiamo attraversato una crisi difficile, non magari di questa portata, ma molto dura, quella del 2008-2013, e anche allora ci eravamo detti che era necessario uscirne diversi,
ho sempre pensato che il termine diversi significasse migliori, altrimenti non aveva senso utilizzarlo. E abbiamo però perso delle occasioni. Ne abbiamo discusso abbastanza all'inizio, la preoccupazione di tutti. Ricordo anche che era stato messo a lavorare un gruppo internazionale, europeo, sulle regole del gioco. Poi piano piano l'urgenza della ripresa ci ha fatto privilegiare più l'aspetto quantitativo che l'aspetto qualitativo. Stavolta il coltello della crisi è andato più a fondo e davvero non ci possiamo permettere di continuare da dove abbiamo lasciato. Questo salto di qualità è necessario ed è anche un'occasione irripetibile. Avete detto in tutti gli intervenuti quanto sono disponibili risorse impensabili in altro momento. Come sapete, l'Italia, il governo italiano ha fatto una trattativa molto, molto serrata. I risultati di questa trattativa si vedono, si cominciano a delineare nelle cifre che voi avete riportato. Aggiungo il recovery o la nuova generazione, come giustamente l'Europa ha deciso di chiamarla, guardando in avanti, visto che noi stiamo accumulando debito che in qualche modo si scaricherà sulle generazioni future, abbiamo il dovere anche di dargli delle prospettive. In quest'ottica, questa è la prima considerazione di merito che voglio fare, l'Italia ha un ruolo particolare. Ha un ruolo particolare proprio nell'assumere l'agenda delle Nazioni Unite, l'agenda Europa 2030, quindi la sostenibilità come un obiettivo strategico di fondo. Ha questo ruolo non a caso, ma proprio perché anche la ripresa deve basarsi su quelle che sono le caratteristiche e le specialità del nostro paese. Se noi pensiamo che siamo il primo paese al mondo per patrimonio artistico e sappiamo che turismo e cultura, oggi ahimè il turismo è molto in crisi, bisognerà ripensarlo in una chiave più qualitativa, ma turismo e cultura sono un asse vincente, ma se pensiamo che il biglietto da visita dell'Italia nel mondo, anche del suo manifatturiero, siamo il secondo paese al mondo, d'Europa per industria manifatturiera, è il Made in Italy. E cos'è il Made in Italy se non qualità e bellezza? Ebbene, è difficile sorreggere un impianto di sviluppo su turismo e cultura e su Made in Italy fondato sulla qualità e la bellezza senza dietro un panorama, un patrimonio e una gestione di sostenibilità completa della nostra società. Per questo io penso che l'Italia abbia di fronte a sé un'occasione straordinaria, ma anche una responsabilità nei confronti del mondo. In altri momenti della storia ha saputo assolvere a questo compito, oggi è il momento di riprovarci. Per farlo, per essere all'altezza di questo compito, è necessario che tutta la struttura finanziaria si orienti sul sostegno a questa progettualità. Turismo e cultura, manifatturiero fondato sul Made in Italy, direi logistica per la posizione straordinaria che abbiamo nel Mediterraneo, sono tre assi sui quali bisogna immaginare una progettualità di rilancio del nostro paese. Come sostenerla? Con quali strumenti e con quali risorse? Beh, gli strumenti sono, è stato detto con chiarezza, una nuova progettualità. Si è molto discusso anche in maniera critica, talvolta ironica, sulle riunioni di queste settimane sugli stati generali. Invece sono stati un tentativo serio di mettere a punto, in un dialogo con l'insieme delle forze economiche e sociali del paese, quelli che possono essere i punti chiave. Perché noi dobbiamo assolutamente essere in grado, entro l'autunno, di presentare all'Europa progetti veri, concreti, plausibili e misurabili. Questo è il salto di qualità, innanzitutto, che va fatto. Non può essere fatto solo dal governo, che deve essere ovviamente il promotore, deve essere fatto dal governo insieme alla società italiana. Ma la progettualità fondata su tempi di realizzo, progetti precisi e gestione delle risorse è il salto di qualità.
Quali sono queste risorse? Sono state citate, ma più che il numero mi interessa sottolineare i soggetti che devono concorrere a quest'idea di una finanza sostenibile, direi anche a questo patrimonio variegato che l'Italia ha di fronte a sé. Beh, innanzitutto sono gli investimenti pubblici. Ci vuole una strategia di investimenti pubblici che accompagni e faccia fare un passo in avanti rispetto alle scelte di questi mesi, che sono state scelte di sostegno, scelte di tampone, scelte di attraversamento dei momenti più difficili della crisi economica. Non basta, bisogna immaginare investimenti pubblici finalizzati a questa progettualità. Ma gli investimenti pubblici devono essere accompagnati dalla capacità di smuovere il patrimonio privato, il patrimonio privato italiano. L'Italia è un paese che per fortuna ha tuttora un grande tasso di risparmio, però questo tasso di risparmio, soprattutto in una crisi, si muove se viene incentivato, non soltanto con appelli legittimi, giusti, all'esigenza nazionale, ma con strumentazioni fiscali e finanziarie precise. Sapete che ci siamo dedicati molto ai PIR, ad esempio. Li abbiamo costruiti, li abbiamo riformati, li abbiamo migliorati, li abbiamo adattati alle nuove realtà. Sono uno strumento che è ancora valido e che si inserisce in un percorso non da solo, ma in un percorso di attivazione del risparmio privato. Bisognerà pensare di affiancare una riforma fiscale che consenta quindi di essere più agevoli nella possibilità di muovere il risparmio privato, riposizionando anche il peso fiscale sulle diverse fasce sociali. Ma oltre agli investimenti pubblici, la mobilitazione del risparmio privato deve avvenire anche attraverso due altri soggetti che devono essere protagonisti di questa strada, di questo percorso. Il primo è gli istituti di credito. Sono stati citati. Io voglio chiamare all'appello, se è possibile, gli istituti di credito, perché oggi c'è un filone dentro il credito. Certo, abbiamo alle spalle un'esperienza faticosa come quella dell'erogazione delle garanzie, ma dobbiamo superarla rapidamente immettendo in moto tutta la filiera del credito di sostegno cooperativo, del credito di sostegno umanitario che molti istituti bancari stanno portando avanti. È stato citato, e lo voglio ricordare, il ruolo dei Confidi e del microcredito, che è venuto crescendo anche nelle ultime interventi legislativi. Abbiamo accresciuto la possibilità, la sostenibilità, gli obiettivi strategici, le risorse finanziarie ci sono. Sono tutte possibili e vanno messe a punto da tutti quanti, ma alla fine ci vuole un protagonista, un regista che sappia orientare, raccogliere e dirottare tutto questo insieme di risorse e di priorità verso uno schema del tutto praticabile. Mi pare che con questo impianto siamo nelle condizioni di dar vita ad una nuova stagione del nostro paese. Non sarà facile, non c'è dubbio, incontreremo difficoltà, incontreremo lentezze. È stato giusto da parte vostra anche nel rapporto accennare all'esigenza della cosiddetta semplificazione, sulla quale ci stiamo cimentando in maniera assolutamente convinta, ma tutto questo però è alla nostra portata. Questa è la vera novità rispetto al passato, è alla nostra portata, e francamente perdere questa occasione sarebbe davvero irresponsabile. Per questo il governo sta mettendo a punto tutta questa serie di strumentazioni, di cui sicuramente la idea di affidare a Cassa Depositi e Prestiti questo ruolo è la prima di questa, la più significativa. Quindi la progettualità, noi dobbiamo, come governo, stiamo definendo in questi giorni il Piano Nazionale delle Riforme, che sapete è un documento che viene mandato all'Europa. Dovevamo mandarlo qualche tempo fa, ma l'agenda è stata tutta, diciamo, stravolta dalla pandemia. Lo stiamo definendo e lo manderemo a breve. In quel documento si intravedono queste linee di indirizzo alle quali ho rapidamente accennato, ma che hanno bisogno di essere concretizzate in progetti operativi. Le scadenze sono brevi, molto brevi, non possiamo perdere tempo. A settembre bisogna presentarci all'Europa e poi avremo la legge di bilancio.
e in quel lasso di tempo tra la presentazione dei progetti all'Europa e la legge di bilancio dobbiamo definire la valvola che consente poi di applicare in maniera concreta nel 2021, perché allora arriveranno le risorse, soprattutto quelle più importanti che sono state citate, ai progetti concreti che vogliamo applicare. Noi ci scusiamo perché c'è stato un problema tecnico di quelli, insomma, che soltanto in diretta accadono queste cose, e ci scusiamo con l'interlocutore che stava parlando. Ci siamo? Con il sottosegretario Baretta, che ringraziamo per il suo intervento. Allora passiamo subito all'altro intervento, che è quello dell'amministratore delegato di Deloitte Italia, Fabio Pompei. Stavamo parlando proprio di mobilitazione delle risorse dal pubblico e dal privato, risparmio anche privato. L'impatto, allora, parliamo dell'impatto dei cambiamenti climatici, i potenziali effetti catastrofici di questi cambiamenti e i rischi anche per il settore finanziario. Dunque, come gli attori privati riescono ad adottare come criterio la sostenibilità nelle scelte anche di investimento? C'è un caso concreto che è quello proprio della lotta alla deforestazione. Pompei. Buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare il professor Bugnoli, il professore Zegovesi e il presidente Vittadini per l'opportunità che ci hanno concesso di dibattere su un tema che è sicuramente centrale e sempre più urgente per la nostra società, le nostre comunità, con una sottolineatura importante del legame profondo che c'è tra cultura sussidiaria, bene comune e sviluppo sostenibile. Non c'è dubbio che prima della crisi, prima del Covid, tutte queste tematiche fossero sicuramente centrali nel dibattito sociopolitico, direi anche nel dibattito economico, in una modalità con un'intensità direi senza precedenti, soprattutto nell'ultimo periodo faceva presagire una direzione di marcia da parte del mondo dell'imprenditoria privata, il mondo della finanza e il mondo delle istituzioni pubbliche, molto più mirata, molto più focalizzata e veloce di quanto si potesse prevedere fino a qualche anno fa. C'era stato l'esempio eclatante della lettera di Larry Fink, il CEO di BlackRock, che aveva sottolineato l'urgenza e l'importanza di indirizzare i capitali verso degli investimenti sostenibili, l'importanza della trasparenza sui temi e della sostenibilità. Oggi c'era un articolo sul Sole 24 Ore dove si evidenziava come anche l'Unione Europea si stia muovendo ed abbia avviato una consultazione per definire uno standard per l'informativa non finanziaria, standard che oggi non c'è, o meglio ce ne sono tanti, e quando ce ne sono tanti purtroppo questo non aiuta la comparabilità, non aiuta sicuramente la trasparenza. Ma ci sono stati anche diversi altri esempi. Il World Economic Forum a inizio 2020, nel suo Global Risk Report, per la prima volta ha evidenziato come le questioni ambientali e climatiche dominino la classifica dei rischi a lungo termine. La Banca d'Italia lo ha evidenziato nel suo report Rischio climatico per la finanza in Italia, parlando esplicitamente di Climate Related Financial Risk. È quindi di tutta evidenza come il mondo dell'impresa privata, dell'organizzazione privata e il mondo della finanza possano giocare un ruolo determinante, un ruolo chiave nella transizione a un'economia verde, intervenendo in settori strategici con strumenti adeguati, ma con strumenti anche innovativi per creare valore non solo nell'ottica degli azionisti, ma anche per un benessere più ampio, un benessere sociale più esteso, contrastare così anche l'impatto dei cambiamenti climatici e i possibili conseguenti effetti catastrofici. Nello specifico, quindi, la finanza può favorire traiettorie di sviluppo sostenibile in tutto il pianeta. Abbiamo nel rapporto citato due casi innovativi nella creazione di valore sostenibile, il Forest Resilience Bond e la Tropical Forest Finance Facility, laddove finanziando attività di conservazione forestale e favorendo pratiche virtuose rappresentano degli esempi del ruolo che la finanza può giocare per generare impatti positivi a livello mondiale. Sono degli esempi virtuosi di partnership pubblico-privato con logiche nuove di allocazione del portafoglio di investimenti.
anche come Deloitte, non solo direi come network global, ma anche come network italiano, siamo profondamente impegnati, diciamo, su questi temi. A inizio 2020 avevamo lanciato un progetto Impact for Italy, proprio con l'obiettivo di contribuire, di dare il nostro contributo a far crescere e rendere più competitivo il paese con un approccio però più sostenibile rispetto al passato. E questo non solo attraverso le azioni e le attività della nostra fondazione, ma anche proprio attraverso i canali dei nostri servizi tradizionali, aiutando a creare cultura sostenibile, in particolare in quel mondo delle piccole e medie imprese che costituisce il tessuto imprenditoriale italiano. E questi sono tutti temi sui quali le nuove generazioni hanno un livello di sensibilità straordinario. Per questo anche, diciamo, il nostro network, avendo le nostre persone, il 60% circa delle nostre persone sotto i 30 anni, il livello di attenzione è altissimo. I ragazzi, le nuove generazioni sono attenti ai valori del sostenibile, al purpose che viene dichiarato dalle aziende, ma soprattutto sono attenti alle azioni concrete, al fatto che alle dichiarazioni di principio seguano poi delle iniziative concrete e fattuali. Quindi in un mondo dove la guerra dei talenti è importante, dove i talenti decidono dove andare e dove rimanere, questa scelta di una impresa sostenibile, di un'impresa socialmente impegnata, di un'impresa etica, è una scelta imprenditoriale anche vincente sotto questo profilo. Oggi però, come è stato detto anche dai relatori che mi hanno preceduto, siamo di fronte a un'emergenza di proporzioni straordinarie, che è quella appunto del Covid. L'Italia, ma non solo l'Italia, l'Europa e tutto il mondo deve fare uno sforzo eccezionale per rimettersi in pista. Una prova straordinaria, tra l'altro il nostro paese è atteso anche a una prova di responsabilità ancora più importante, perché fra qualche mese prenderà la guida del G20, quindi prendendo il testimone dell'Arabia Saudita, quindi sarà un'occasione straordinaria per riflettere sul nuovo mondo che vogliamo costruire, per condividere le nuove priorità globali, rimettere di nuovo al centro il tema della sostenibilità. Questo perché, diciamo, è inutile nasconderlo dal mio punto di vista, c'è il rischio che tutti questi temi, che ripeto, nel periodo pre-Covid erano sicuramente indirizzati e centrali, oggi possano in qualche modo, al di là delle dichiarazioni di intento e di principio, sicuramente tutte indirizzate in quel senso, c'è il rischio che invece vengano un po' messe da parte. Quindi ci deve essere uno sforzo comune di tutti gli attori, quindi gli attori dell'impresa privata, gli attori della finanza, gli attori delle istituzioni, sia nazionali sia europee. Ne abbiamo parlato a lungo di tutto quello che è stato messo e verrà messo a disposizione in termini di finanza. Ma sicuramente serve quello che io ho definito come una delle caratteristiche più importanti di una leadership resiliente in questo momento di crisi così profonda: serve una visione di lungo periodo. Voglio, per chiudere il mio intervento, citare un caso, diciamo, che ci ha toccato, diciamo, in Deloitte nello scorso autunno, nel nostro meeting annuale che abbiamo svolto a Singapore. Era stato chiamato a intervenire il primo ministro di Singapore, e la domanda che gli era stata posta era proprio sul tema della sostenibilità, una sua visione su queste tematiche, sui cambiamenti climatici. La sua risposta era stata molto franca, molto diretta. Ci aveva detto: per noi il tema, e per me il tema della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, non è un tema astratto, è un tema concreto, è un tema che tocca la sopravvivenza stessa del paese, perché i cambiamenti climatici significano l'innalzamento delle acque, e con l'innalzamento delle acque Singapore verrebbe completamente sommersa. E ci ha quindi illustrato come già da qualche anno fosse partito un progetto su un arco temporale di 50 anni per mettere Singapore in condizioni di affrontare anche il livello di innalzamento delle acque oltre le aspettative degli scienziati, e mettere quindi tutto il territorio in sicurezza. Ecco, quello che serve è questo tipo di progettualità, una visione di lungo periodo, cosa non facile in momenti di crisi e di emergenza,
ma direi che questo è proprio ciò che più serve in una fase così delicata e così complessa. Direi che la ripartenza passa essenzialmente da progettualità concrete e visione di lungo periodo. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie a Fabio Pompei di Deloitte, che ci ha ricordato che l'emergenza Covid in realtà è esplosa durante una emergenza, cioè quella che era già in corso ed è quella ambientale. Ora vediamo insieme l'intervento, il contributo registrato del presidente della Consob Savona, che ci parla di emissioni green, soprattutto del piano dell'Unione Europea per la finanza sostenibile in chiave soprattutto ecosostenibile. E si focalizza anche sull'agevolazione delle risorse finanziarie verso l'economia reale. Quindi ascoltiamolo insieme. La lezione del Covid-19 rafforza il mio convincimento che la sostenibilità ha due facce, come una medaglia: la tutela dell'ecosistema e la tutela del benessere economico. La ricerca di un equilibrio tra le due istanze sociali è fondamentale, perché altrimenti non si raggiunge un livello di partecipazione tra i paesi del pianeta coerente con l'obiettivo da raggiungere. Perciò, è il tema del bellissimo lavoro che è stato preparato, la sussidiarietà è in stretta relazione con la sostenibilità. La tutela dell'ecosistema non è obiettivo perseguibile a livello di singolo paese e all'interno di ciascun paese. Ne sarà possibile realizzarlo se non si pone in equilibrio con il benessere economico, perché la popolazione si opporrebbe. Sappiamo che gli accordi internazionali in materia di emissione nell'atmosfera di CO2 sono stati sottoscritti, poi abbandonati di fronte ai problemi della disoccupazione. Gli strumenti, e quindi vengo al suo quesito, da attivare sono quindi due: preparazione culturale della popolazione e lotta alla disuguaglianza. Poiché l'obiettivo è considerato raggiungibile nel medio-lungo periodo, l'obiettivo di tutela di sostenibilità, esiste tempo sufficiente per stabilire un piano operativo e raggiungere gli accordi globali, che abbiano queste due facce della stessa medaglia. Nel campo della finanza, tuttavia, per il quale penso che non solo il lavoro indugia, ma io stesso sono stato chiamato come partecipe alla iniziativa generale di sostenibilità, comprese quelle prese a livello europeo, i tempi sono più ristretti, perché le gestioni delle imprese green e le emissioni di titoli green non sono solo già all'ordine del giorno, ma incalzano senza che ancora sia stata raggiunta una vera e propria normativa in proposito, soprattutto problema che interessa la Consob dal lato delle autorità di controllo. L'orientamento è che, visto che le autorità di controllo in alcuni paesi non ce la farebbero, non sto parlando dell'Italia, sto parlando di altri paesi, si parla di affidare il controllo a iniziative private. E la molteplicità, allora c'è da controllare anche le iniziative private. La situazione si può complicare, bisogna semplificarla, altrimenti si è destinato all'insuccesso. La nuova Commissione europea, è ben noto, ha scelto come obiettivo prioritario della sua azione, quindi come qualificante, la tutela dell'ecosistema. Un ultimo punto legato allo strumento della preparazione culturale invocata, ma penso condivisa da molti. Tanto più si opera in direzione dell'adozione volontaria di comportamenti coerenti, tanto meno essi verranno affidati alle burocrazie o alle iniziative private, come ho ricordato per la finanza, e possono tramutarsi in atti formali senza effetti pratici. Questa sarebbe una grande delusione. E quindi incontri come quello odierno servono per sensibilizzare il lato culturale come aspetto determinante del successo dell'iniziativa. Questo era l'intervento del presidente della Consob Savona. Ora andiamo, possiamo dire, sul campo.
come accompagnare la crescita sul territorio in modo sostenibile, cioè come si fa a trasformare l'impact investing in strumento essenziale e vera e propria pratica finanziaria. Allora diamo la parola a Marco Morganti, che è responsabile di direzione Impact di Intesa San Paolo. Grazie, grazie di accogliermi qua. È stato detto che servono elementi e strumenti innovativi, è implicito, se si vogliono cambiare gli effetti bisogna cambiare gli strumenti. In questo momento in particolare l'esigenza è più forte perché la crisi si è fatta più profonda, venivamo da una crisi e questa crisi è diventata poi un vortice nel quale siamo stati inghiottiti, ma è sempre stato vero. Quindi se si volevano produrre effetti diversi anche prima della crisi, anche molti anni fa, si doveva cambiare il nostro strumentario. Parlo di una banca e quindi lo strumentario della banca è un modo per dire il suo modello di rating. Il modello di rating di una banca è inclusivo fino a che non deve fermarsi perché incontra un soggetto che non è sufficientemente sostenibile per poterlo sostenere. Ed è giusto che sia così perché le banche amministrano denaro non loro, ma di risparmiatori e di conseguenza il loro agire deve essere prudente, lo dicono le regole del sistema. Allora, la storia che posso raccontare, a ripartire molto da molto lontano, che è la storia dei 13 anni di esperienza di Banca Prossima, è la storia di una forzatura di questo sistema, o meglio, di un adattamento di questo sistema di valutazione ad una realtà che si faceva uscire dal tritacarne del modello di valutazione convenzionale completamente massacrata. Quindi valutata come non sostenibile, valutata come sopravvivente per qualche strana combinazione del caso. Parlo dell'economia sociale. L'economia sociale che ha tanto ruolo riconosciuto oggi, non ovunque, non sempre. Per esempio non mi pare che nell'iniziativa di governo sia molto considerata la dimensione dell'economia sociale, però l'economia sociale in questo momento è una delle leve sulle quali bisogna far forza per cercare di ripartire, per tante ragioni. Anche allora sembrava un'economia di serie B, poco sostenibile. E quindi la scelta era rimanere come si era, perché in fin dei conti la presenza in questo segmento del mercato era già importante da parte del gruppo Intesa San Paolo, oppure si poteva cercare di cambiare il pacchetto di valutazione, perché da lì sarebbero nate delle conseguenze diverse e migliori, si supponeva. Il cambiamento di un modello di rating si giudica alla distanza, quindi non ci sono operazioni blitz che possono cambiare le cose da un giorno a un altro. Ci vuole tempo per modificarlo e molto tempo per riscontrare se le modifiche in corso stanno producendo effetti positivi. Io ho la fortuna di poter dire che a cambiare qualcosa, ma attenzione, non a cambiare radicalmente, stravolgere, trasformare il migliore nel peggiore e il peggiore nel migliore, ma semplicemente a prendere in considerazione quello che è l'elemento distintivo dell'economia sociale, che è il suo patrimonio relazionale, quindi immateriale, soltanto a fare questo, a impostare l'operazione in quel modo e a proseguirla nel tempo, si ottengono dei risultati totalmente inimmaginabili. Allora, siccome l'impatto va misurato, io devo dire dei numeri e li dico soltanto per confortare quanto ho detto fin qua. Quando abbiamo cominciato con strumenti tradizionali di valutazione, un prestito medio all'economia sociale valeva 800.000 euro. Poteva sembrare un dato oggettivo perché veniva dalla storia di due istituti, Intesa e San Paolo, non ancora fusi tra loro, e quindi riferito a tutto il paese, due esperienze diverse, fa molto oggettivo. Sembrava il risultato naturale. Allora a pagina X del manuale si poteva scrivere che l'esigenza media di credito dell'economia sociale vale 800.000 euro. Non è affatto vero. Adesso lo sappiamo perché quell'esigenza di credito ha fatto sì che il credito, incontrando un modello di valutazione diverso, che il taglio medio del prestito sia diventato di un quarto, 200.000 euro. Il che vuol dire una democratizzazione dell'accesso al credito, di fatto. Un cliente su 16 dell'economia sociale, un soggetto su 16 facente parte dell'economia sociale riceveva credito, non perché venisse negato, ma perché si veniva in banca per fare altro. Non per chiedere credito, ci si autoselezionava in modo negativo. Adesso è un cliente su 4 che riceve credito. È un cambiamento che è proprio tondo anche nei numeri, parla da solo. Il tutto ha determinato un aumento
quasi di tre volte della massa di credito fatto, quindi tutto questo non avviene a numeri complessivi fermi, ma con numeri in forte evoluzione. E soprattutto la parola chiave, la risposta chiave che siamo in grado di dare oggi dopo tanti anni, è che questa economia, così favorita da criteri creditizi diversi, perché più tagliati sulla base delle sue esigenze, è anche molto sostenibile. Perché tutto questo poteva essere bello da raccontare, ma tremendamente poco praticabile, perché magari il credito poteva diventare scadente nella qualità. Noi abbiamo avuto in tutta l'esperienza di Banca Prossima, oggi nella direzione Impact che ne ha ereditato l'esperienza, abbiamo un deterioramento del credito del 2,6%, cioè il più basso del sistema. E questo deve insegnarci qualche cosa. Cioè il cambiamento fatto allora con una certa dose di coraggio e anche con quel minimo di improvvisazione che i passi nuovi richiedono, ha comunque presto dimostrato la sua sostenibilità, la sua capacità di cambiare le cose senza rovinare l'impostazione del progetto. Se avessimo numeri diversi, di minore efficienza ed efficacia, saremmo scomparsi nel tempo. Allora, questo è quanto è avvenuto modificando quella cartina di tornasole che la banca intinge nella soluzione chiamata società per dire a te sì, a te no. Il risultato è stato molto brillante. C'è però una cosa che era più generativa di questa, che era ancora più avanti ed era un vero strumento nuovo. Su questo bisogna per un secondo soffermarsi. Quella cosa si chiama fondo di solidarietà e sviluppo, ovvero una quota parte dei profitti della banca trasferiti ad un fondo patrimoniale che aveva la funzione di agire dall'interno come agiscono i fondi di garanzia dall'esterno. Tutti hanno fatto riferimento negli interventi che mi hanno preceduto all'importanza dei fondi di garanzia, ma questo aspettare dall'esterno una soluzione al tema dell'inadeguatezza dei propri modelli di valutazione è un muovere un mezzo passo, non un fare un passo intero. Il passo intero è creare al proprio interno le premesse perché si possa andare oltre quello stesso modello di valutazione che è stato mutato, perché il modello di valutazione che ho descritto è quello che si usa per i clienti normali, ma poi ce ne sono di quelli esclusi e lì per poterli servire bisogna avere uno strumento fuori dell'ordinario, uno strumento straordinario, che agisce proprio come un fondo di garanzia esterno, è come se avessimo creato, riprodotto dentro di noi gli effetti del fondo centrale di garanzia. E il fatto che l'abbia fatto Intesa San Paolo significa che lo può fare qualunque banca, grande, media, piccola. Quando si lavora su questo secondo cerchio di soggetti che non avrebbero nessuna possibilità di accedere al credito, succede di nuovo una cosa rivelatrice. Succede che il 9% di questi soggetti falliscono, più di quel 2,6% che dicevo prima, è bene che sia così, perché altrimenti vorrebbe dire che è proprio tutto campato per aria. Il 25% sopravvive ma vivacchia più o meno nella stessa condizione di prima, mantenendo lo stesso rating scadente di prima. Il 66% aumenta nella sua sostenibilità, migliora nel suo modello di nella sua valutazione di rating di più classi, il che vuol dire in un linguaggio più semplice che può diventare un buon cliente di tutto il sistema bancario. Questo secondo me è generatività applicata alla finanza, perché è una finanza che si mette in condizione di fare più di quello che faceva, facendo questo fa un buon affare perché espande il range della propria azione, inoltre va a servire soggetti che sarebbero definitivamente fuori dai radar del credito e poi diventa abilitatore anche degli interventi creditizi di altri, senza che nessuno si metta una medaglia al petto. Questo è un elemento innovativo. Il percorso non è finito, però mi pare di poter dire che da quando Intesa San Paolo ha fatto proprio questo principio, ha creato un grande fondo e con quel grande fondo, con lo stesso identico modello, serve soggetti che sarebbero rigorosamente in esclusione creditizia, primi tra tutti gli studenti universitari. Ma adesso tra pochi giorni lanceremo un'altra iniziativa di cui il Paese ha molto bisogno per un'altra delle sue arretratezze di sistema. Dicevo, adesso che è avvenuto questo passaggio, che c'è stata una specie di contagio, parola maledetta, ma in questo caso un contagio positivo, un contagio della piccola esperienza nel terzo settore alla più grande esperienza in tutta l'economia, persone, famiglie, imprese, penso che quel passaggio sia diventato irreversibile. E una volta che si sono fatti i passaggi irreversibili, con fatica, perché sono durati anni, ci sono voluti anni per farli digerire all'intero sistema e alla stessa banca che li ha generati, i passi successivi avvengono più velocemente.
alcune cose che stanno succedendo, come le benefit per esempio, come le B Corp, sono buone in sé e le banche farebbero bene a guardarle con un occhio di riguardo, che vuol dire dare loro più soldi a condizioni migliori, su tempi più lunghi, sempre concretezza. E mi dispiace se qualche volta ho volato così basso. Grazie. Grazie, grazie allora a Marco Morganti di Impact, della direzione Impact di Intesa San Paolo. Continuiamo a parlare dei passi in avanti concreti, in questo contesto sono tanti attori e fondamentale è il ruolo delle fondazioni bancarie. Allora passiamo la parola a Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariblo, a cui chiediamo anche di capire, di spiegarci il lavoro della Fondazione Social Venture di Giovanni Dell'Amore. Grazie, buonasera, ma vorrei ringraziare il professor Vittadini, il professor Brugnoli, il professor Zegovesi anche per l'invito a discutere, a confrontarci su questo tema e anche per aver voluto essere qui in Fondazione Cari per avviare questa discussione. Quindi grazie per essere qui e grazie per il confronto. Proverei a fare 4 considerazioni. Prima considerazione, questo è veramente un momento molto complesso per tutte le nostre comunità, per le nostre imprese, per le nostre persone. Io credo che sia importante avere la convinzione che la crisi in cui siamo ha un'uscita più tecnica, più affidata degli strumenti, più affidata a dei criteri istituzionali. C'è un ampio dibattito per esempio in questo momento tra un ritorno alla presenza dello Stato, quale ruolo del mercato. Io non credo che sia utile avere dei tifosi su questo per l'uno o per l'altro, ma è più importante cercare di capire che cosa è regolato meglio dallo Stato e che cosa è regolato meglio dal mercato, piuttosto che pensare a quale dei due strumenti è il migliore. Ma soprattutto credo che sia importante avere l'idea che c'è anche un'uscita comunitaria da questa crisi, non c'è solo un'uscita statale o imprenditoriale. Cioè che di fronte a questo confronto con una situazione di così forte incertezza non c'è una dinamica economica che può reggere e non riusciremo a reggere per le persone, per il lavoro, per le imprese se non avremo una società coesa che lo possa fare. Qualunque forma di ripartenza richiede di avere sotto un sistema di coesione sociale che permetta alle famiglie di affrontare questa situazione. Non è solo una questione di tecnicalità, non è solo una questione di impostazione di strumenti. Vengo alla seconda, provo a entrare un po' più nel merito con la seconda considerazione, cioè il tema dell'impatto. Fondazione Cariplo da molti anni ha avviato, quindi da ben prima che io avessi l'onore di avere la presidenza di questa fondazione, ha avviato un'iniziativa molto centrata sul tema dell'impatto, che è l'housing sociale. Se c'è una cosa a impatto che mi viene in mente, che ha una scala rilevante, è l'idea di provare a costruire delle case che siano delle case accessibili. La prova è che siamo riusciti a far accedere persone i cui parametri ISEE sono tra i più bassi, e però questo è stato reso possibile. Ma di nuovo, che cos'è che permette di tenere in piedi il social housing? Cos'è che fa funzionare il social housing? Due cose che stanno insieme, che di solito sono molto distinte. Cioè il social housing ha due motori: un motore è un motore tecnico finanziario, cioè che va dalla filiera della produzione alla capacità di acquisire le risorse finanziarie, ma sotto anche un altro motore, che è un motore sociale comunitario, perché se non ci fosse una dinamica comunitaria che permette di reggere il sistema abitativo, questa cosa non starebbe in piedi. Quindi sta in piedi con una grande competenza tecnico-finanziario produttiva e una grande competenza di mobilitazione sociale. Una delle due senza l'altra non riuscirebbe a reggere. Questo credo che sia, un grande apprendimento che ci dà il social housing. Social housing è anche una linea di lavoro su cui muoverci. La terza considerazione, vengo alla richiesta di che cosa fa Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore. Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore è una fondazione che si occupa di investimenti ad impatto, quindi che ha un capitale che viene solo ed esclusivamente mirato su iniziative di impatto sociale
e che ha un obiettivo ovviamente di remunerazione dell'investimento, ma dove la remunerazione dell'investimento fa da test di realtà rispetto al fatto che ci sia un mercato di riferimento di quell'investimento che rende sostenibile in termini finanziari l'operazione. E lo fa però con un'ottica di capitale paziente e lo fa per investimenti che abbiano un impatto di valore sociale. Perché è così importante questo tema del capitale paziente? Perché è molto difficile in questo momento capitalizzare iniziative ad impatto sociale, quindi permettere iniziative che possono avere un impatto sociale di avere una scala che permetta di crescere e quindi che permetta di uscire da una logica di terzo settore estremamente minimale e ridotta e in qualche modo col rischio di essere condotta verso una traiettoria di residualità. Questa offerta di capitale paziente è un'offerta che ha l'obiettivo di sostenere dei processi di innovazione sociale, cioè di nuovo ciò che viene finanziato da Fondazione Giordano dell'Amore sta in piedi perché? Perché c'è un'idea innovativa che ha dentro una dimensione tecnica interessante, che mette, diciamo, che aggrega delle persone e delle iniziative, delle idee attorno a un obiettivo di valenza sociale, ma che poi deve reggere dal punto di vista della sostenibilità economica. Quindi è quell'innovazione sociale che permette di reggere dal punto di vista economico queste iniziative. Perché questo accada non serve solo però mettere in campo un capitale paziente, cioè un capitale che accetti una remunerazione inferiore rispetto ai livelli di mercato e su un orizzonte temporale più ampio, cioè che permette in qualche modo di dare più tranquillità ai soggetti su cui stai andando ad investire, perché poi alla fine questo è il tema di cui stiamo discutendo. Però serve anche fare delle operazioni di capacity building a supporto dei soggetti di terzo settore rispetto ai quali si va a investire. E vengo alla quarta e ultima considerazione, che cerca di tenere insieme i tre passaggi che ho fatto prima. In un momento così critico abbiamo anche, ed è stato ampiamente citato, una significativa messa in gioco, sono state messe in gioco delle risorse molto significative nella sfera europea e quindi c'è in campo una dotazione importante di risorse. Il problema è capire quali sono i progetti da fare e su quali temi, quindi il punto è cercare di mettere in campo risorse che producano innovazione sociale sui temi chiave del paese. Quelli su cui forse il mondo delle fondazioni possono dare una mano, i temi su cui le fondazioni possono dare una mano è quello di cercare di orientare su obiettivi in cui ci sia una logica molto chiara che tenga insieme una dimensione connettiva, cioè non si tratta di mettere altre prestazioni al servizio del paese, ma si tratta di mettere insieme dei pezzi che in questo momento sono staccati tra di loro, perché questi sono anni, diciamo, nel contemporaneo la sostenibilità finanziaria si fa con la connessione molto più che con la produzione di cose che stanno separate tra di loro, e dall'altro lato che siano costruiti in un'ottica di sostenibilità. Allora, perché questo accada, io credo che abbiamo bisogno di un ingrediente, e introdurrei un termine in questa discussione che mi sembra un termine fondamentale, che è un ingrediente che c'è quando ci sono delle comunità che sono coese e che non c'è in assenza di comunità coese. E questo ingrediente è un ingrediente di fiducia. Cioè, io sono un po' preoccupato dalla discussione che vedo in questo momento nel paese, perché mi sembra una discussione molto spesso troppo arida, cioè come se fosse una discussione di un paese che si chiede come fare a saltarci fuori ma senza chiedersi che cosa vuole per il proprio futuro. Io credo che se invece ci mettessimo dentro un po' più di desiderio intorno a questa partita, un desiderio per i nostri ragazzi, un desiderio per i nostri anziani, cioè ragionare di infrastrutture sociali chiedendoci che futuro vogliamo per il nostro paese, allora il tema social infrastructure non è più un tema solo tecnico, finanziario, economico, ma diventa un tema di una società che riesce di nuovo a rialimentare un processo di desiderio, e allora trova anche la forza poi per portarli a casa, sostenendo comunità più coese e mettendo insieme dimensione finanziaria, capacity building, dimensione comunitaria. Grazie al presidente della Fondazione Carip. Allora, adesso è stato chiamato in causa più volte come uno dei soggetti protagonisti della trasformazione, di una trasformazione auspicata. Dunque, Cassa Depositi e Prestiti, sentiamo il video, il contributo dell'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo.
Buonasera e grazie per questo invito alla presentazione del rapporto sulla sussidiarietà e la finanza sostenibile. Il rapporto approfondisce un nesso tra finanza e sviluppo sostenibile, che sono entrambi temi a noi molto cari, cari a questa istituzione. Infatti l'attività di Cassa Depositi e Prestiti è da sempre sostenibile e da 170 anni che portiamo avanti un modello cosiddetto finanza a chilometri zero, per ossia raccogliendo risparmio dalle famiglie, risparmio attraverso il risparmio postale e reinvestendolo in quella che sono le infrastrutture a livello locale, dalle scuole alle strade, in quella che è la quotidianità delle comunità. E noi raccogliamo sul territorio per reinvestire sul territorio. E in questi 170 anni la nostra missione è rimasta inalterata, ovvero sia promuovere lo sviluppo sostenibile dell'Italia impiegando responsabilmente i risparmi del Paese per sostenere da un lato le imprese, le infrastrutture e il territorio. Negli ultimi anni l'attività di Cassa Depositi e Prestiti si è notevolmente ampliata e il perimetro di azione di CDP è cresciuto e questo si è testimoniato anche nel nuovo piano industriale, che vuole essere una risposta strutturata a quelli che sono i megatrend globali in atto a livello mondiale: l'innovazione e la digitalizzazione, la transizione energetica e il climate change, la crescita dei paesi in via di sviluppo e i cambiamenti sociali che ne derivano. Tutti questi megatrend sono degli elementi di spunto che abbiamo voluto raccogliere nel nostro piano industriale lanciato a dicembre 2018 e lo abbiamo voluto fare creando un piano industriale centrato sullo sviluppo sostenibile, così come è delineato dall'agenda dell'ONU 2030, promuovendo per cui un modello di sviluppo non solo sostenibile, ma resiliente e inclusivo. Accanto alla sostenibilità, per noi sono importanti altri due pilastri, due capisaldi: il primo è il territorio, perché vogliamo essere sempre vicini alle realtà locali, come lo abbiamo fatto nei nostri 170 anni di attività, venendo incontro anche ai nostri azionisti, ovvero le fondazioni bancarie, che sono per loro natura molto attente alle esigenze del territorio. Ma in più vogliamo fare sistema. Vogliamo farlo non solo creando sinergie con gli azionisti, con le amministrazioni locali, con le imprese, a partire dalle nostre partecipate, ma soprattutto lo vogliamo fare con le principali istituzioni del nostro Paese. La pandemia, ancora in corso, ha portato a un forte acceleratore di questi megatrend globali, da un lato, ma dall'altro ha evidenziato in modo chiaro la vulnerabilità dell'attuale modello di sviluppo rispetto a eventi estremi come quello che stiamo vivendo. Per cui, a nostro avviso, tutto questo rende ancora più urgente un ripensamento profondo del modello di sviluppo anche del nostro Paese, in un'ottica di sostenibilità. Anche nel contesto dell'attuale pandemia, il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha voluto essere vicino al Paese, come l'ha fatto in passato, nella sua storia di 170 anni, sostenendo il Paese in questo difficile momento. Abbiamo risposto alle esigenze delle imprese, degli enti locali, del territorio, mettendo in campo una serie di misure di sostegno in tempi rapidissimi. Le misure hanno riguardato da un lato il mondo delle imprese, con 7 miliardi di liquidità diretta e indiretta erogata a supporto del tessuto imprenditoriale, 4 miliardi di coperture assicurative e garanzie per export e internazionalizzazione attraverso la nostra controllata SACE e altre misure anche nei confronti degli enti locali. Qui abbiamo fatto la più grossa rinegoziazione dei mutui mai realizzata da Cassa Depositi e Prestiti in tutti i suoi 170 anni. Ovvero una rinegoziazione che ha portato a interessare un controvalore superiore a 20 miliardi in termini di mutui e liberando circa un miliardo di risorse a beneficio di 3.000 enti territoriali che hanno potuto così destinare tali risorse all'emergenza. Infine abbiamo fatto anche una piccola iniziativa che però per noi ha anche un valore simbolico importante. Per la prima volta abbiamo varato un piano straordinario di aiuti a fondo perduto di circa 25 milioni, per finanziare qui iniziative per far fronte all'emergenza. Inoltre stiamo lavorando insieme al Ministero del Tesoro a iniziative di più ampio respiro, come il patrimonio rilancio, che sono iniziative a supporto delle imprese, iniziative volte a supportare l'inserimento di capitali pazienti
all'interno delle aziende per rafforzarne la patrimonializzazione e consentire investimenti in quei settori, con un'attenzione che sarà molto particolare sui temi della sostenibilità. Ma il nostro impegno, come abbiamo e si è evidenziato anche dal piano industriale, dal suo lancio a dicembre 2018, è un impegno che vuole essere sì di misure contingenti, volte a mitigare l'impatto della pandemia, ma vuole essere anche un impegno strutturato. E qui riteniamo che il nostro impegno deve essere sul lato della finanza, ma anche lungo altre direttrici. Infatti, per promuovere un modello di sviluppo sostenibile, riteniamo che accanto a queste iniziative contingenti sia necessario un ripensamento complessivo del modello, che come Cassa Depositi e Prestiti abbiamo già avviato con il piano industriale. La finanza infatti gioca un ruolo sì chiave, dovendo creare però valore non solo per gli azionisti, ma per tutti gli stakeholder coinvolti. Infatti la finanza riteniamo non è sufficiente, è un forte abilitatore, ma da sola non è sufficiente a indirizzare un modello di sviluppo verso quelle direttrici. Bisogna, a nostro avviso, lavorare anche su altre leve, quali le strategie delle aziende, sia sulle persone, sulle strutture, sui processi e sulle tecnologie digitali. Questo, in un certo senso, l'abbiamo avviato già col piano industriale. Noi abbiamo lavorato, da un lato, pesantemente sul fronte della finanza, ma anche sulle altre dimensioni. Sul fronte della finanza abbiamo infatti rafforzato il nostro ruolo come emittente di obbligazioni sostenibili, realizzando circa 5 emissioni per complessivi 3,5 miliardi, con un notevole apprezzamento da parte del mercato. L'ultima di queste emissioni è stata il Covid-19 Social Response Bond del 2020 per circa 1 miliardo, con cui abbiamo riaperto il mercato delle emissioni in piena emergenza. E questo è stato necessario per sostenere le imprese e il territorio duramente colpiti dall'emergenza. A questo nostro impegno sul fronte della finanza si affiancano altri 5 temi, ovvero, come dicevo prima, il tema della strategia, delle persone, delle strutture, dei processi e delle tecnologie digitali. Guardando il tema delle strategie, la sostenibilità deve diventare una direttrice di sviluppo. Noi riteniamo che la sostenibilità può essere veramente un volano di sviluppo per le aziende italiane, per una conversione anche di alcuni settori industriali che possono trovare in questo un forte elemento di rinnovamento dei loro prodotti e pertanto di rilancio dell'intera filiera. Qui noi lo abbiamo fatto anche internamente, ispirando il nostro piano, come dicevo poco fa, agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030. Ma siamo andati oltre, abbiamo promosso lo stesso processo anche all'esterno, sia sulle grandi aziende ma anche sulle piccole. Sulle grandi abbiamo promosso, insieme a altre aziende del gruppo, dei progetti a alto contenuto tecnologico, in un certo senso incubando noi delle nuove aziende come gruppo nei campi dell'efficienza energetica, dell'economia circolare, della telemedicina. E poi l'abbiamo fatto chiaramente molto sulle piccole e medie imprese. Qui abbiamo lanciato già qualche mese fa la più grande iniziativa nel campo del venture capital in Italia, ovvero il Fondo Nazionale Innovazione, con una dotazione importante, oltre 1 miliardo, che si pone l'obiettivo di dare finanza ma anche e soprattutto di sviluppare l'ecosistema del suo complesso. Qui vogliamo promuovere da un lato la disponibilità di risorse, ma anche la nascita di e lo stimolo a nuove iniziative, a nuove start-up, promuovendo acceleratori, nuovi team di gestori, nuove occasioni di contratto tra start-up da una parte e aziende e università dall'altra. Questo deve veramente contribuire a creare un ecosistema che alimenti l'innovazione, portando questa innovazione nelle grandi aziende, garantendo continuità di finanza lungo tutto il ciclo di vita delle start-up. Ma il tema, come dicevo, riguarda anche il secondo aspetto importante, che sono le persone. Le persone devono essere sensibilizzate sui temi della sostenibilità e dell'impatto economico, sociale e ambientale di un operato guidato dalla sostenibilità. Anche in questo caso abbiamo lavorato internamente promuovendo iniziative di sensibilizzazione importanti dei dipendenti su questi temi. Parlo di iniziative che abbiamo lanciato come Zero Plastica e Paperless, che poi abbiamo esportato e promosso presso anche altre aziende. Ma lo abbiamo fatto soprattutto anche all'esterno, in partnership qui con le società del gruppo,
lanciando dei programmi di formazione specialistica aperti alle società del gruppo, come il primo corporate MBA di gruppo. La nostra attenzione poi è stata anche sulle strutture, come terzo elemento. Infatti, vista la rilevanza del tema, è assolutamente opportuno creare strutture e risorse dedicate alla gestione dei temi relativi alla sostenibilità. Noi abbiamo iniziato da subito, subito dopo la mia nomina, abbiamo adeguato lo statuto per ricomprendere gli ambiti dello sviluppo sostenibile nel perimetro di intervento di CDP e abbiamo creato da subito un'area sostenibilità, ovvero un'unità dedicata a questi temi, con il compito di integrare i principi di sviluppo sostenibile all'interno di tutta la cultura aziendale e nelle scelte operative di business. Questo ci ha portato chiaramente ad adeguare i processi, incorporando le valutazioni di sostenibilità e di impatto già nella fase di pianificazione degli interventi. Ci ha portato a misurare e rendicontare puntualmente l'impatto generato di ogni nostra iniziativa. In CDP lo abbiamo fatto adeguando le policy e le procedure interne, definendo un nuovo framework di sostenibilità, sottoponendo tutte le operazioni a un'analisi di impatto ex ante della sostenibilità e infine pubblicando il nostro primo bilancio di sostenibilità, nel quale abbiamo sintetizzato e evidenziato gli impatti generati dalla nostra operatività. Ultimo tema sono le tecnologie digitali. La digitalizzazione è fattore abilitante per la sostenibilità, a nostro avviso. In Cassa Depositi e Prestiti abbiamo fatto importanti investimenti negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, che ci hanno consentito praticamente di continuare a lavorare anche durante il lockdown, garantendo una piena operatività, anzi generando nuove iniziative, nuovi prodotti e portandoli verso le imprese, verso gli enti locali, verso i nostri stakeholder. All'esterno di Cassa Depositi e Prestiti stiamo lavorando a importanti progetti che coinvolgono il gruppo e alcune aziende partecipate, volti da un lato a promuovere il tema della connettività, per cui di una rete di telecomunicazioni all'avanguardia per il Paese. Come sapete siamo azionisti sia di Telecom che di Open Fiber, che sono impegnati in questo importante percorso di sviluppo, ma siamo impegnati anche nel promuovere la creazione di un campione nazionale dei pagamenti, essendo noi azionisti di SIA, che è già uno dei leader dei pagamenti in Italia. Siamo impegnati nel promuovere un progetto di cloud pubblico-privato e di far nascere un campione nazionale della cyber security. Infine vi voglio lasciare con alcuni numeri che credo testimoniano meglio di tante parole il nostro operato nel 2019 sul fronte della sostenibilità. Abbiamo sostenuto investimenti per un controvalore pari a circa il 2,4% del PIL, abbiamo raggiunto oltre 20.000 imprese con i nostri prodotti, prevalentemente piccole e medie imprese, abbiamo creato e mantenuto oltre 600.000 occupati, grazie agli impatti economici, diretti, indiretti e indotti. Abbiamo finanziato oltre 600 infrastrutture sociali, di cui 365 scuole, praticamente una al giorno. Abbiamo realizzato infine 1.500 nuovi alloggi sociali e 1.600 posti letto in residenze per studenti, a beneficio di oltre 5.000 persone. Infine, sin dal 1850, come avrete avuto modo di apprezzare, abbiamo Cassa Depositi e Prestiti ha dato il suo impegno sul tema della sostenibilità e ha fatto della sostenibilità un elemento cardine del suo operato. E anche in futuro Cassa Depositi e Prestiti sarà fortemente impegnata a investire in un domani sostenibile. Grazie. Dunque, siamo arrivati al termine dell'incontro. Per le conclusioni, ringraziando naturalmente prima tutti quelli che hanno partecipato e anche quelli che hanno seguito da lontano l'incontro, lasciamo la parola al presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini, che è anche il terzo curatore del rapporto. Vittadini. 4 cose telegrafiche ma fondamentali che sono venute fuori da questo incontro. La prima parola è cambiamento. L'Italia non può tornare al 2019, perché al 2019 eravamo fermi, eravamo il 27esimo paese come crescita nell'Europa. Noi dobbiamo cambiare, ma è un cambiamento che è un rimbalzo, è un cambiamento che ci deve
far ricominciare a vivere, a crescere, a svilupparci. E questo è il primo segnale che vuole dare questo rapporto e questo contenuto. Il secondo è il metodo di questo. L'hanno delineato Savona e Baretta, sostenibilità e sussidiarietà. Noi abbiamo sentito i presidenti della Cariplo, di Cassa Depositi e Prestiti, della Deloitte, abbiamo sentito il dottor Morganti, importantissimo manager di Banca Intesa. Cosa mette insieme il governo? Cosa mette insieme tutte queste cose? L'idea di poter collaborare, l'idea di poter lavorare insieme. E questo è il primo grande cambiamento che riguarda l'Italia. Noi siamo sempre stati geniali, ma individualisti. Starbucks ha imparato a fare i bar da Milano, ma ogni bar a Milano è diviso, loro hanno fatto una multinazionale. Noi dobbiamo smetterla, dobbiamo metterci insieme, dobbiamo collaborare. Perché oltretutto abbiamo capito che se noi non collaboriamo, l'abbiamo sentito all'inizio dalle relazioni di Brugnoli e di Erzegovesi, questi soldi dall'Europa non li prenderemo, questi sono soldi che si costruiscono insieme, sono come i soldi strutturali, no? I soldi della finanza strutturale europea, dei fondi strutturali, che siccome noi non siamo abituati a lavorare insieme continuiamo a restituire, e con la restituzione dei soldi italiani hanno fatto le autostrade polacche, non so se lo sapete, ma questo. Quindi collaborare, costruire insieme tra soggetti diversi è il primo cambiamento da fare, un cambiamento di metodo. Ma terzo passaggio, il cambiamento è anche di contenuto. Cosa vuol dire sostenibilità? L'abbiamo sentito appunto dai diversi interventi di Morganti, di Forti, di Palermo, di Pompei. Vuol dire, primo, non assistenzialismo ma progetto. La cosa che ha sempre entusiasmato di queste realtà che abbiamo sentito oggi, che non sono casuali, è il progetto. La Cariplo e la Banca Intesa di concerto non hanno smesso di fare interventi assistenziali, hanno aiutato la gente, tanto vero che la Cariplo ha fatto nascere le fondazioni di comunità per aiutare tutti i bisogni, ma sono interventi veri e propri di welfare e di sviluppo. Quindi l'idea è il progetto, la sostenibilità è un progetto di cambiamento fino al 2050, non assistenziale ma di un interventi che vincono certe debolezze, secondo i 17 obiettivi dell'ONU, ma è un cambiamento che non dà soldi a pioggia e lascia lì, ma vuole portare a una capacità di sviluppo. Il secondo tema è che questa sostenibilità non nasce dall'impaurire ma dalla bellezza. Mi ha colpito che un presidente di una grande società di consulenza parli delle foreste. Mi ha colpito che il presidente Fosti ricordi quella bellissima cosa che l'housing sociale, perché che dice una casa per ciascuno, ma come una risposta a un bisogno, non un impaurirsi, dire la sostenibilità innanzitutto guardate che siete tutti brutti, sporchi e cattivi e state distruggendo il mondo, ma rendiamo il mondo più bello e quindi usiamo i soldi per questo. L'Italia ha una caratteristica fondamentale, che la casa di proprietà del 70-80% delle persone, ma non sarebbe stato possibile senza il desiderio che questo avvenisse. Quindi secondo tema, questo di una sostenibilità che nasce da un desiderio, da una bellezza. Terzo tema, non dalla decrescita felice, ma dal lavoro e dalla tecnologia. L'abbiamo sentito anche adesso da Palermo, è il lavoro. È l'impegno, è la tecnologia, è il digitale, è la capacità di strumentarsi che crea sostenibilità. Non è l'uscire dal mondo, ma costruirlo. Persino l'Indonesia ha bisogno della sostenibilità, ma la sostenibilità si fa pensando come si fa a far sì che il mare non cresca e li sommerga. Ci vuole tanta tecnologia. E l'ultimo aspetto di questo è, quarto punto, questo vuol dire politica. La politica deve tornare a mettere insieme i soggetti intorno, a progettare, a investire, a guardare nel lungo periodo, a superare i 5 anni che servono per la rielezione.
La politica deve avere punti di divisione tra maggioranza e opposizione, ma come questo tema un punto di unità nazionale, che non vuol dire formule di governo, ma capacità di progettare il futuro, perché per dire che ci sia meno inquinamento o che ci sia possibilità di lavoro per tutti, non può essere la maggioranza contro l'opposizione, ma è un grande progetto di cambiamento. Quindi questi quattro punti mi sembra che siano un punto di inizio di un lavoro, cambiamento, sussidiarietà come metodo, sostenibilità secondo questa prospettiva positiva e progetto politico. Allora noi, la questione di oggi è il primo punto di un percorso che vorremmo fare durante tutto l'anno, riproponendo queste presentazioni a livello locale per dialogare. Uscirà il rapporto il 20 luglio, sarà 500 pagine e quindi con 27 autori, 12 commenti, vorremmo di questo farne un punto di sviluppo e di lavoro con le realtà che l'hanno realizzato, che hanno parlato oggi. Quindi chi mi sta sentendo può farsi vivo per poterlo riprendere con noi, perché come tutti i rapporti è l'occasione per creare un soggetto di diversi orientamento ideologico ideale, di diversa posizione culturale, come ha visto oggi, di diverse competenze, ma che lavorando insieme, conoscendo, può decidere in modo diverso. Quindi io auspico questa possibilità e vorrei appunto, concludendo, invitare tutti a questo lavoro comune per il bene comune. Ringrazio anche la nostra moderatrice che è stata... Grazie allora al Presidente della Fondazione, grazie a tutti di nuovo, anche a quelli che ci hanno seguito e arrivederci, buona serata.